a Torino insieme ai signori di Casa Pound. C'era un altro esponente romano di Casa Pound che si chiama Marcella, Luca Marcella, coinvolti in altre vicende a Ostia tanti anni fa. Io farei una piccola telefonatina, perché loro non solo non hanno condannato, ma dicono che un po' è colpa, sì, è colpa del giornalista della Stampa essersi avvicinato là con perché voleva provocare. La parola è schifoso. Ma come schifoso? Che cazzo dice? Protagonista di questa vicenda, schifoso. Non gli do la parola. Vai regia, fammi il numero, vai. Ha chiamata la vittima, non il carnefice. Pronto? Marcella? Eccoci, scusami, ma stavo puntando un lego con mio figlio perché per insomma, carità, i figli tanto fanno i papà. I fascisti fanno i papà, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Sì, abbiamo una vita normale, non so pure se pensare che siamo mostri a tre teste. Però ma no, ma io non penso. Stai educando a picchiare la gente per strada, immagino. Quando gli portano via un pallone, cosa fai? Gli dai una mazzata in testa? Che fai? Lo fai girare col manganello il bambino? Sì, pazzesco. Lorenzo, tu che sei venuto a Casa Pound, perché non dai un consiglio a questo giornalista? Qui commetti l'errore. Io non sono politico, io non, venne, io non sono a venuto a Casa Pound. Io ricordi molto male, non sono venuto a Casa Pound proprio perché proprio perché ci furono questi rapporti chiacchierati con i tuoi con quei signori degli spa, con i signori spada all'epoca ad Ostia. Abbiamo parlato, vuoi parlare di questo? No, però ma scusa, non venni lì proprio per questi rapporti chiacchierati. Poi dalle carte. Non torniamo su queste cose, no. All'epoca chiacchierati. No, ma io non voglio parlare di questo, io voglio ho detto che non sono stato lì per rapporti all'epoca chiacchierati tra te e poi si sono rivelati nulli. Però scusami Marcella, la domanda è questa, scusami, la domanda è questa. Chiedere scusa al giornalista della Stampa. Ecco, no, la subito fammi fare la domanda pulita, galera, però. La domanda... Fare un paio di giorni in galera. Un paio di giorni di galera. La dai. Domanda pulita, no, fammi fare la domanda non c'è pulita. Una domanda. No, ma la domanda non pulita c'è una è domanda questa. Con un fascista di merda. Ma non c'è una. Cattare, che domanda vuoi fare? Se tu avessi davanti. Se tu avessi davanti Bombacci o una. O Pripke, gli faresti una domanda. Dice scusi, signor Pripke, le posso fare una domanda? No, non gli fai una domanda. No, la domanda è questa. Che domanda gli fai? Secondo. No, scusa. Mi sembra da quello che è stato detto, da quello che hai scritto anche tu, che voi date la responsabilità di quello che è accaduto al giornalista della Stampa, o no? Sì, come a Matteotti, uguale, come a Matteotti. Noi diamo la responsabilità di quello che è accaduto, no, la diamo, la darà il tribunale, no? Voi credete nella giustizia, no? Quindi ci sta, cioè, voi avete fammi sentire. Voi avete menato uno, un video che è tagliato, c'è un video poi che è tagliato perché in 30 contro uno peraltro, eccetera. Perché Non fate gli stessi discorsi quando la Salis faceva l'aggressione e prendeva a martellate la gente. Ma questo non è provato. Ma non ha preso a martellate nessuno, allora, la Salis. Fascista, no? La Salis non prendeva a martellate nessuno. Ma non è provato. Non è stato confermato da nessuno. Invece è confermato. Facciamo questo paragone. Da una parte c'è chi prende a martellate in testa la gente, dall'altra parte c'è un giornalista che si è sbucciato un ginocchio. Quindi va bene? Quanti giorni si ha questo giornalista? Ma lui dice che stava per essere soffocato, è stato aggredito, preso a calci, ragazzi, e questo ma è successo. Ma sta lavorando, sta a fare ospitate in tutte le televisioni. Sì, ho capito, e questo quindi? Che vuol dire? Non è che è morto, meno male. Sono contentissimo che sta bene. Appunto, meno male. Avete provato a ucciderlo. Provato a malmenarlo. Ucciderlo mi sembra esagerato. Una cosa di che avete provato a menarlo. No, però scusami, posso Marcella, io posso dire una cosa. Allora, voi adesso tu eri lì innanzitutto? Certo che ero lì, ma c'è una locandina che ero lì, No, ma non lo so, io che ne so, no, ma è una domanda, c'è il casino, tu lo trovi, posso dirti? C'era una domanda con il mio casino? Nome. Ok, benissimo, dove c'è violenza, però, scusami, tu lo trovi, però, che domanda gli fai? Però, scusami, dove c'è violenza? Lui c'è. Scusami Davide, però non c'entra niente. Purtroppo la violenza la fanno gli altri, capito? Tu dici una cosa, quello è andato là, tu riconosci che è stato picchiato o no? Io so la versione che mi è stata detta, che è arrivato lì in modo alterato, ha spinto uno dei ragazzi. Aspetta, e tutto questo alterato. Chiaramente sui video, lui ha spinto dei ragazzi, non si vede. Tu dici alterato, perché alterato? Beh, probabilmente non lo so, aveva bevuto. Ma che ne sai, come fai a dire? Era su di giri, come fai a dire su di giri? Scusa, sì. Così. Su di giri comincia a fare foto non a e quindi cosa ha fatto? Scusa, era talmente su di giri che faceva delle foto a delle facce di merda come voi. Non so. Ma non ho capito. Ma le facce di merda, magari perché mi dite che abbiamo le facce di merda? Facce di merda, fa fascisti, facce di merda. Cioè, era alterato e faceva delle foto a delle facce di merda. Ma perché devi fare violenza per fare, Parenzo?
perché no, però vi, scusami, io vi considero, perché vi considero delle facce di merda, però io vi voglio, sarà legittimo, ma sarà legittimo considerarvi delle facce di merda? Da una parte, no? Io vi ripeto, da una parte c'è chi soffia sul fuoco, che vuole un clima di tensione, e noi non ci vogliamo cascare in questo clima, però, di tensione, scusami, dove porta. Ma si può fare delle foto, si possono fare delle foto, si possono fare dei filmati e delle foto in un luogo pubblico? Chi viene lì, sei un giornalista e puoi fare tutte le foto che vuoi. Invece lui che ha fatto? Non abbiamo nulla da nascondere. Invece lui che ha fatto? Non abbiamo niente da nascondere. Ma lui che ha fatto? Invece lui che ha fatto? Foto di nascosto. Ma era lì, era talmente di nascosto che poi... è il modo in cui deve operare un giornalista? Cioè, vuol dire che questo è un modo... Ma scusa, perché non gli avete detto allontanati? Invece di aggredirlo? Io adesso mi metto a studiare, prendo il tesserino da giornalista, poi vado fuori i centri sociali e vediamo che succede, e vediamo se poi prendete le parti a me. Ma che c'entra? No, ma questo potrebbe essere ancora una provocazione. Ovvio, ma nessuno deve essere menato. No, Marcella è andato lì a provocare. No, Marcella, io sono d'accordo con te quando dici che la stessa cosa sarebbe successa davanti a un centro sociale probabilmente, ma questo è un altro discorso. O abbiamo una visione obiettiva, o lavoriamo però tutti. Però perché è stato aggredito? Potevate dirgli, scusami, ma perché non siete andati là a dire allontanati? Io non lo so quello che è successo. Beh, è stato aggredito. Ma mi sembra chiaro che quello è stato aggredito. Non è stato aggredito. Un video, ripeto, un video tagliato, e poi ci sarà un processo, ci saranno persone indagate. Vediamo quello che... Scusami, succede, quando tu dici che lui ha provocato, quando lui... Marcella, quando tu dici che ha provocato, che significa che ha provocato? Ha provocato, è venuto lì, ha spintonato i ragazzi, ha cercato una provocazione, ve lo devo dire ancora in modo più chiaro, ha cercato una provocazione, perché il signor... Giulio, come si chiama, ieri non era nessuno, oggi sta in tutte le televisioni, oggi è un nome noto, probabilmente farà carriera su questa cosa qui. Adesso, e questo è quello che è successo. Però tu ti rendi conto la gravità? Ho capito, ma è stato aggredito, è stato trascinato per terra, è ferito. Alla nostra festa, se lui è interessato, così gli fate un'altra festa. Così gli fate un'altra festa. Però scusami, però scusami, ci sono venuti tutti a casa Pound. Sì, d'accordo, però non è che se uno fa delle foto che non deve fare, mettiamo che tu abbia ragione, ha fatto delle foto e stava facendo delle cose che non poteva fare. È da discutere se le poteva fare o no. Ma mettiamo che sia vero questo, uno lo aggredisce? Io ripeto, se vogliamo parlare di violenza politica. No, okay. Però la domanda è questa, ti ho fatto una domanda. Sì, ma in Europarlamento. Sì, ma la violenza politica. Sì, ma la Salis non è provato che abbia aggredito qualcuno. Lì ci sono i filmati in cui questo qua è stato aggredito. Io vi sfido a trovare un episodio dove un militante di Casa Pound è andato fuori a un centro sociale a fare un'aggressione. Sì, ma questo non, A Roma cosa è successo? Sono venuti davanti al nostro pub a provocare con le bandiere antifasciste. Sapendo benissimo che quello è il nostro posto e tutto, hanno preso due schiaffi e sono andati a correre dalla polizia col video per poi se uno fa delle foto e fa un video lo fa anche per documentare quello che accade davanti a un circolo. E cosa deve documentare? Che facciamo i cori? Ma non lo so, qualsiasi cosa, ma certo non va aggredito. Duce, esatto. Fanno i cori, sono fascisti, ha fatto lo scoop. Tu ammetti che è vero che dite duce ma qual è il problema? Vogliamo la Costituzione? Tu lo dici di essere fascista, l'hai già detto più volte. Certo, ma non è legale. E allora, voi che cazzo vi frega? Se uno vi riprende mente, ma scusa, però non è che potete usare la Costituzione solo quando vi pare. Allora dov'è il tuo problema? Se uno ti riprende mentre dici duce, oltre a essere un necrofilo, ho capito, ma dalle immagini è chiaro che qualcuno è stato aggredito, che è stato circondato, malmenato, buttato per terra, eccetera. Poi non l'avete ammazzato, d'accordo? Ma meno male. Come è iniziato? C'è stato un battibecco. Ma qualsiasi battibecco sia stato, non è che uno viene circondato e aggredito. Se uno fa un'aggressione, Cruciani, se uno viene aggredito veramente da 7 militanti di Casa Pound, non penso che se la cava con due ginocchia sbucciate. Ok? Vabbè. Che ti devo dire? Quanti giorni di prognosi ha? Ma non lo so, ma meno male che non ha tutti questi giorni di prognosi, meno male. Io leggo che i ragazzi verranno indagati per lesioni. Ma anche uno schiaffo è una lesione. Ovvio. Ma anche se uno dà uno schiaffo è una lesione. Anche se uno dà un buffetto, non bisogna toccare nessuno. Tra l'altro, scusami, ma perché in 20 contro uno? O lì va bene? Lì va bene che andare. Ma scusami, ma non va bene. Ma perché in 20 contro uno? Non mi hai ancora risposto. Perché in 20 contro uno? In 20 contro 1, ma quale metti contro 1? Vabbè, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7 contro 1. Perché 5, 6, 7 contro 1? Vatti a vedere il video della Salis. Ma che me ne frega a me della Salis? È ovvio che se uno ha sprangato un altro deve finire in carcere, è evidente, no? È ovvio. Ciao Marcella. Ma non mi hai risposto, perché in 5 contro 1, Martella?
lato in testa, da una parte ci stanno due ginocchia sbucciate, punto. Ciao, ciao, ciao. In 5 contro 1.